Antonio, dai. Prego. Io mi chiamo Antonio Martina. Come ricorda la sua infanzia e adolescenza vissuta depressa? La ricordo con grande affetto, perché io sono nato a Dresden, all'epoca anche con la macchina metteva un'ora e mezza da leggere, perché era da strada, da 275, per esempio, si passava il Campignano, il Zovivino, ed era un paese abitato quasi solo da nonni, nonne, perché i genitori dei vegetari stavano in Svizzera, alla Svizzera, al Belgio. Sì, è vero. E quindi c'erano pochi adulti, perché si usava molto lasciare i bambini alle donne, e poi le famiglie però erano spesso numerose, spesso a volte c'erano i bambini più grandi stavano con i genitori in Svizzera e i più piccoli stavano con le donne, le famiglie erano, poi, più o meno abbiamo, no, poi sei più giovani, forse qui c'era la differenza. 73. Ah no, più giovani. Già. Però ho visto quella di Cirile, voglio dire. No, zero, anch'io sono stata con la nonna e i miei genitori sono andati in Germania, quindi capisco cosa vuole dire. Ed era un paese poi di contadini, è un piccolo paese di 1000 abitanti, per noi Lecce era tipo New York. E poi quando uno andava a Lecce... No, non faccio niente. Una cosa quasi un viaggio e niente, quindi sono cresciuto in maniera molto semplice. La mia famiglia è una famiglia non proprio del luogo, perché mio padre è napoletano, di origine inglese, mia madre è straniera. Il papà di dove? Mio padre è napoletano. Di origine inglese, però sua madre è con una nonna americana, una bisnonna spagnola, tutto un miscuglio. Mia madre proprio, a casa non parlavamo nemmeno italiano, perché mio padre comunicava con mia madre in francese, non parlando l'ungherese, e mia madre non parlando l'italiano, quando siamo conosciuti. E siamo conosciuti in Francia, quindi la lingua comune del francese. Quindi tu sai diverse lingue? Io so tante lingue, sì, tante lingue. Tante lingue, so l'italiano, il francese, tedesco, spagnolo, inglese, portoghese e dialetto. Vabbè, non è una cosa. No, il dialetto lo pratico molto, perché la famiglia dove... Ho messo la voce per la telecamera. Ah, ho capito, sì. La famiglia dove vivo ora, mi sono innamorato di una donna di Corsaro, una specie di fico d'India con radici a 500 metri sottoterra. proprio origine contadina, una donna stupenda, tra l'altra molto, sì, molto bella. E poi quindi si parla molto in dialetto, lei parla con sua figlia, stranamente parla con sua figlia in dialetto, con sua figlia in italiano. E perché questa cosa? Ogni tanto ci sono delle strane differenziazioni fra figli, oppure con un fratello si parla in italiano, con l'altro in dialetto. Io poi che guardo dall'esterno mi interesso molto, dico, perché parlate un misto italo-dialettale, con l'altro parli solo in dialetto, con l'altro parli in dialetto arcaico, con questo parli in dialetto più italianizzato. Interessante, ma viene tutto automaticamente. Secondo il sentimento che lega le persone. Sì, 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 no, certo, sì, sì, sì. Sì. Ma anche ho fatto un se la famiglia è più... composto da donne, parlano più dialetto per loro, con i maschi giovani parlano, non lo so, è interessante. Io parlo il dialetto dei miei figli quando sono arrabbiata, perché parlo sempre l'italiano. Quando sono arrabbiata, poi certe cose, sì, devono uscire proprio nel dialetto, perché sono più sentite, forse. Sì. Io ho fatto questa esperienza. Nel nord della provincia iniziate a parlare, lo parlate molto nei paesi voi. Sì. Qui è proprio 99% si parla. Tipo a Lecce è difficile trovare persone, anche alle Vele, anche a Santa Rosa, comunque mischiano sempre. Sì.
Poi? Anton. Sì, prego. Tipo sta divagando? No, no. Beh, non sta niente. È bello per conoscere la persona. Come è nata la passione per l'arte? Nel suo caso per la regia e la sceneggiatura? Beh, io ho amato sempre leggere moltissimo. Mio padre è un gran lettore, mio padre era un lettore onnivoro, che leggeva un romanzo al giorno. Ed era abbonato, tipo, una esagerazione di riviste letterarie, politiche, economiche, ma dico dei numeri, cioè lui era abbonato a 50 riviste. Quindi si teneva in contatto, stando qui, con il Time Magazine, Newsweek, The Economist, L'Express, The Zeit, tutte le lingue. E poi naturalmente tutte le riviste italiane, letterarie, poi leggeva tantissimo e mi passava tutte le riviste. E poi Casa Nostra è stata effettivamente un posto dove sono transitate moltissime persone che facevano arte. Non so, Giorgio Bassani, per fare dei nomi, Gregor Correttori, anche attratte dal fatto di venire qui nel Finisterre. Adesso il Salento è di moda, sì, sì. Però prima era dell'immaginario, era Ixunt Leones, quasi qui ci sono i leoni. Quando ero anche perché era terra del Sicilio, voglio dire. Sconosciuto. Sì, però proprio noi, ma non era tipo Napoli, che sì, era, sì, o la Sicilia, era proprio la gente non sapeva, ah, ma voi parlate siciliano, qui non parlate pugliese, perché noi parliamo sempre siciliano a sentirci un po'. A me negli anni 75, quando a Firenze mi dicevano, ma con i pichini vai, a Firenze, sì, io ho portato sempre pichini. Ah sì, ma non ci sono quelli che portano quei vestiti lunghi, neri, che avete i costumi? Beh, io mi sono resa conto che arretrati erano forse un po' loro. Sì, no? Ma loro no, si immaginavano tante cose. E niente, quindi io... Poi c'era anche molto... c'era il fascino di una terra... sconosciuta, perché era molto poco conosciuta in Salento. E secondo me all'epoca i salentini erano anche molto molto meno contaminati, nel senso erano molto più moderni di quello che pensavano al nord, ma c'era un modo di fare levantino, un essere mediterraneo che non era ancora toccato dalla società consumistica. A Lecce c'erano i vecchi leccesi che parlavano lentamente, i tempi erano molto dilatati, c'è una cortesia per esempio che antica, ancora c'è, e quando ero piccolo io c'era una cortesia squisita, e quindi no, io poi sono stato alimentato da queste letture di mio padre, da queste conoscenze. Poi amavo molto scrivere, ma non sono bravo a scrivere, cioè scrivo molto, e quindi mi sono espresso con le immagini, prima fotografia, poi immagini in movimento, e facevo tanti reportage, avevo un piccolo registratore e andavo a intervistare le persone più vicine, ma tipo a Tora, a Durata, a Bunnanzi, a tutte le vicine, e facevo dei reportage, tipo dicevo alla Tora. Tutti lui. Tutti i nomi stai, ma sì, perché così mi viene abbondanza, no? Abbondanza. Bologna, gli fai le cose. A Bologna si chiamava Bologna, un nome di città. Sì, vabbè, tutte le cose. Così si chiamano, così mi chiamo davvero, mi faceva vedere. A Bologna. Le chiedevo, tipo, una cosa, quando è la prima volta che ti sei innamorato di tuo marito, come hai conosciuto tuo marito? Innamorato? A mia innamorata!
Guido passava davanti e innanzi, ma scocchiata, ha domandato a sì, parlando in dialetto, capite? No? Ha domandato sì, a sì, ma una piada, dico, ah, beh, bella storia d'amore. Poi scoprivi che invece c'era del romanticismo. Che si incontravano vicino alla fontana mentre prendevano l'acqua. Sì, oh, sì, 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 infatti. Vabbè, una mensa, una mensa. Un mille, scusate, un mille. Di nascosto dai genitori. Sì, 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 sì. Poi chiedevo, chiedevo, non so, a quelli che minatori, che del Belgio, ai contrabbandieri. Poi da piccolo... Qui sulla costa c'era contrabbando, quindi andavo a Castro, a Tricase Porto, mi affascinavano queste, quelli che stavano al bar. No, prima con delle cilindri di gettoni, vi ricordate i gettoni sì, all'epoca? Sì. E aspettavano la madre, che era la barca con le sigarette. Sì. E poi urlavano a tutti, beh, diciamo 50.000 lire, che all'epoca erano tante, e per uno scarico si faceva Tricase, Andrano, Castro, tutte queste cose. Io intervistavo queste persone, era tutto molto, mi spiegavo normale. E tanto è tutto via mare, tutti i contrabbandieri qua stavano tutti a Tricase Porta, era così legale tutto. ma tutte cose, anche io ero affascinato purtroppo anche dalle cose brutte, tipo i pescatori che dicono come peschi a bomba, bomba tutti pesci l'aria, ma anche dai preti, anche dai monaci, anche, ma io ero curioso, onnivoro, volevo chiedere a tutti perché fanno delle cose, perché fanno determinate cose, perché come quando si sono innamorati, quando hanno scoperto la loro vocazione, mi interessava la gente, a molto le persone, nella loro diversità, quindi, e non solo persone del paese o persone di origine contadina, ma anche, non so, c'era un signore che era un conte, che aveva fatto un sacco di cose abbastanza straordinarie durante la Seconda Guerra Mondiale, e si era sposato a 64 anni facendo due figlie, quello mi interessava anche molto, partigiano anche lui, facevo questi reportage. E poi l'amore, l'interesse, la curiosità verso il genere umano mi ha portato a scrivere delle storie e a metterle in scena sul film. Quello è lo stesso atteggiamento che hanno i bambini, domandare. Sì, esatto, ma in fondo l'artista è un bambino, rimane sempre bambino. Io sono un grandissimo ascoltatore, ma anche quelli al bar, quelli a Corsano, non sai che quelli lo sanno, mi divertono moltissimo, mi si inventano cose. Sì, che poi se una cosa piccola poi diventa veramente un film, sì. Perché ognuno aggiunge del suo. Sì, vabbè, non so, se non era per mamma, giocava la Juventus, non so, si inventano di Bettega che l'ha visti giocare, per me è il Maradona, cose così. Poi maschi, tra maschi, che ci siamo stati colati al bar. Sì, per farci. No, è divertente, no? La politica, poi quelli si lamentano. Deve essere un personaggio fantastico. No, bisogna avere comunque gli occhi e la curiosità per apprezzare queste cose. Ad esempio, ci sono dei personaggi che sono, io li trovo impagabili per il mio mestiere, quelli che stanno di fronte al bar sono sempre quelli che hanno visto tutto, hanno visto cose che noi umani non abbiamo visto, e sono sempre stati a depressa, rispaduati. Scusa, ti posso chiedere una cosa al discorso di prima? Sì. Che ne pensa nel fatto del contrabbando che non esiste più? Ah, che domanda tu sei, vabbè. No, il contrabbando, sai, prima il contrabbando almeno toglieva manodopera alla Sacra Coronica, almeno, però guarda, io non c'ho dei giudizi morali, almeno quello, però doveva essere, era sempre una cosa legale. Era una cosa... Legale. Sì, ma sai, la gente... Illegale. Illegale. Ma tutti fanno cose...
noi siamo tutti illegali, è un continuo, fa parte anche del nostro, della nostra educazione, della però nostra mancanza di educazione civica. Com'è? Se ritornasse il contrabbando, secondo me, sì, andrebbe bene. Ma per certi versi che toglie del manodopera alla vera mafia, però poi il contrabbando è diventato molto velocemente traffico di armi, qua, sì, di droga. Quello no, io parlo per quanto riguarda le sigarette. Sigarette. Ma il discorso che poi una cosa tira l'altra. Quando avevi 10 anni, no? I tuoi genitori, no? Quando gli altri bambini, sì, ti sentivi il disagio. Come genitore? Un po' così, ma ero ridicolo io dicevo, perché i miei amici parlavano tutti in dialetto, e loro parlavano in francese tra di loro, perché quella era la lingua. E io dicevo, parlate in dialetto, ma non sappiamo parlare in dialetto, perché i genitori non sono di qua. Mio padre sta qua da tanti anni, dalla guerra addirittura, lui è del 12. 1912, però si è trasferito qua che aveva già 28 anni, quindi la sua lingua era... E vivo? 90 anni. No, è morto, non so, 10 anni. 100 anni. Ti piace ma molto stare qua o... Sì, ma io sono di qua, mi considero di qua, anche perché se non fossi ti di qua... Ti piace ma molto parlare nella pizzica pure di quelle cose? Sì. Ti piace ma molto parlare di là? Mi piaceva molto perché io ho sempre molto esplorato tutte le nostre tradizioni, sì, mi interessava il dialetto. Sai, il fatto che io fossi di qua e non di qua mi poneva in una posizione privilegiata, perché io stavo al di dentro, stavo all'interno, e dal di dentro riuscivo a capire tante cose. Ma stando anche dal di fuori riesco a vedere meglio che con più chiarezza, perché chi... è cresciuto in una famiglia, se uno si chiama Carmelo Cazzato di Tricase, per esempio, di Tigiano, il Pazio Ricchiuto di Tigiano, a volte col papà Cazzafiltaro, la mamma taci allulire, a volte odia, succede che odia, poi sì, quando si è emancipato riesce a volte ad apprezzare, ma vedo che molto spesso invece c'è anche un fenomeno di negazione delle proprie origini, delle proprie identità, e infatti si vede da come si costruisce, da come si rispetta, da come non si rispetta l'ambiente, da come si parla anche un brutto italiano, perché molte persone non sanno parlare bene italiano, si rifiutano di parlare un bel dialetto. Mia moglie, sì, ad esempio, io l'apprezzo molto, ti parla un bellissimo dialetto, tutti dicono parlano dialetto, tutti parlano dialetto, non è vero, perché Biagio parla un bruttissimo dialetto. Biagio, il fratello di mia moglie, dice, hai fatto una cosa, come aggiungere una cosa, hai dato uno stosso, come si chiama? Invece Celeste subito trova il sostantivo il giusto, l'aggettivo giusto, è adatto, proprio la cultura non è deve essere per forza... Sarebbe bene avere anche una cultura classica, una cultura alta, chiamiamolo alta, però la ricchezza di espressività può essere anche semplicemente il dialetto. E io quasi amavo tanto. Come? Quasi bello sentirlo. È parlare. Bello, io infatti mi arrabbio. Non so, qualcuno mi ha detto, lei forse mi ha detto che quando mi arrabbio parlo in dialetto. Io però mi dispiaccio di questo, anche da. Io ho una figlia mia e due figli ereditati. Il maschio, che parla un bruttissimo dialetto, dice, noi sempre lo sfottiamo perché ormai dice Toa, voi dite del nord, sì, del nord provincia di Toa, allora, là, pare un leccese, nel senso, sì, che sì, allora, sì, cambia, no? cambia moltissimo, però usa il dialetto quando deve essere aggressivo, dire, ho giocato questo mio, ha giocato, c'è gol, ha giocato. No, è brutto quando parlano stretto. No, ma forse. Quando parlano in maniera è venuto un viaggio, io ho giudito oh buono, così, così. Sì. Invece uno potrebbe dire anche cose, sì, belle. No, riferendomi a quello che ha detto lei prima,
che grida i figli in dialetto, forse per farsi capire di per più. È vero. Perché noi parlando troppo in dialetto ci facciamo capire di più. Certo. No, ma il dialetto, le emozioni nel parlare in dialetto si esprimono molto diversamente rispetto con l'italiano. Ma anche per esempio, cioè, mia moglie sono più, sono più diretti. Sì, io che mi è successo di scrivere delle poesie in italiano e delle poesie in dialettali, generalmente le mie poesie in dialettali quando le presento vengono premiate, nel senso perché danno un altro ritmo, un'altra, quindi il dialetto, sì. Io ho fatto questa esperienza. Il dialetto è una chiave di lettura diversa dall'italiano, perché c'ha una melodia diversa, credo. Sì. Ma guarda, io trovo che l'italiano è una lingua più bella del mondo. Vabbè, ma è riconosciuta. Ma col dialetto ti riesce ad esprimere l'italiano, io parlo proprio per è semplicemente la prontezza che dà. Sì, ma semplicemente sono il dialetto è un'altra lingua, e la lingua poi è parlata naturalmente dalla maggior parte di persone qui. Poi, per esempio, a proposito di rimproveri, Celeste a volte rimprovera Andrea in dialetto, e se lo dicesse in italiano chiamerebbero il telefono azzurro, spezzulanche, in dialetto se spezzulanche va bene, ma se tu dici ti taglio la testa, no, capisci, come dice una cosa te Ferrap, no, Fincacarmi, dice una cosa tremenda, di tipo scarnito, una cosa, se dice una cosa del genere in italiano, no? Oddio, maltrattamento. Così quello che come noi, infatti. Io faccio l'esempio, se dico non devi andare, e uno non deve andare, non enunciascire, è più incisivo. Ma se no ti spezzulanche. Infatti, c'è conseguenza di però mi impongo quando mi viene proprio il dialetto, poi mi chiedo, ma perché ho parlato il dialetto? No, perché poi loro mi rispondono in un dialetto che fa schifo, perché loro parlano l'italiano, poi loro neanche loro. Però ecco, è più incisivo, no? Sì, io ho fatto e per questo l'incisione che dà, l'emozione che dà, anche a dire a una mamma, vedi a mia mamma quanto bene ti occhio, dillo in italiano. Ti dà una sensazione diversa. No, forse questo quale può essere stato. Bella mia, quanto bene ti voglio. Bella mia, quanto bene ti voglio. Devo dire, io dico delle cose che forse potrebbero disturbare le ragazze, però io mi innamoravo delle donne. Adesso sto con mia moglie, sono strafelice. Vabbè, ma non diciamo dalla... niente, non diciamo. No, mia nipote. Anche dall'accento. Diciamo niente. Per esempio, mi potrei usare tutto contro di te. No, per esempio, io anche Celeste, ogni tanto, sai, con la sua voce fumosa, perché lui diceva una voce proprio bassa. Poverina. No, bello. Sì. Le diceva, cattuto. Come? Cattuto, che vuol dire gattino. Però non è sdolcinato, perché qui al Cattuto. Poi il dialetto del capo di Leuca cambia. È molto più secco. Il vostro è molto più melodioso. Si sente quando si parlate in italiano, esagerato. Quando è... Senti, bello mio, devo dire una cosa. Io mi ricordo, c'era una fidanzata di Calimera che mi diceva: quanto mi sei mancato? Bello, quanto mi sei mancato, bello mio! Esce l'attore. No, questo è vero. Quanto mi sei mancato, bello mio! Del capo di Leuca, proprio. Ma mancato. No. Diffidenza verso i turchi, verso Dario. Gigavolfo, eh. Hanno fatto di cotte di crude. Sì, sì, però qui sai, essendo proprio lontani, secondo me poi noi ci portiamo dietro anche paure, diffidenze,
caratteri atavici che ci derivano dai nostri antenati. Tua moglie è di qua o... Ampo, proprio è... proprio è una specie di... Ecco perché sa parlare bene l'indianetto. Sì, 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 no, lei è proprio di qua. Anzi, sarebbe dovuta venire. Poi, se uno ha visto Miracolo, lei è nel film. Ah, sì. Lo... Tra l'altro, vediamo insieme... È uno spettacolo. Cioè, vederli insieme forse esce la parte più bella, più bella di Carlo. Cosa? Calore Carlo è molto fico. È molto fico. A chi? A lui? Perché? Faccio un complimento. No, per esempio, mo voglio fare un esempio. C'è mia sorella, abita a Trieste, sposata lì. Quando viene, piace parlare il dialetto. Siccome abbiamo una zia calabrese, gli zii che sono compaesani suoi, di Scunzano, io, noi campioti, non sa parlare perché messe tutti lì in dialetto calabrese, scunzanese, scunzano, campi, e non si capisce a volte. Forse Davide deve leggere, Luca, Davide deve leggere. Vai, andiamo avanti, allora. Sì, se no non riusciamo. Ci può dire qualcosa riguardo ai suoi studi a Firenze e poi a New York e a Monaco di Baviera? Sì, io ho studiato a Firenze proprio perché mi mancava l'italiano. No, parlavo l'italiano, ma a casa, parlando il francese, il dialetto, il tedesco, mia madre anche in parte, iniziavo una frase in italiano, non trovavo una parola e quindi usavo parole francesi e dicevo alla fine, non sai, vivo, tutto mi scuglio. Quindi mi hanno mandato in collegio. Dove? Poi, a Firenze. Dove? Alla Querce. Per andare a Porta Romana, dopo Porta Romana? No, era verso San Domenico, era dall'altra parte. Mm-hmm. Allora sto confondendo. No, lì è Poggio Imperiale. Poggio Imperiale, sì. E poi sono stato in Germania, ho iniziato a studiare lettere, ma non ho finito perché poi mi hanno preso all'università a Monaco, sono stato 6 anni quindi. E poi ho fatto con fotografia a New York, ho lavorato a New York, lavoravo come cameriere anche, come babysitter, facevo sempre spostandomi, seguendo la mia curiosità, passavo da Brooklyn a Harlem, sono stato 3 mesi, poi un altro 3 mesi a Staten Island, incontravo persone al bar e mi ospitavano. E alla fine non avevo più soldi e vivevo con $1 al giorno, mangiavo un hot dog senza ketchup e poi incontravo, poi sono uno molto curioso, quindi incontravo persone, mi innamoravo di, dormivo in vari posti e poi facevo il cameriere, poi ho fatto l'assistente montatore, acquisivo esperienza. E pian piano ha fatto quello che voleva fare. Sì, quello mi è servito, stando tanto all'estero, perché poi sono stato in Germania, sono stato in Francia, ho fatto tanti film all'estero anche, perché ho fatto dei film in Perù, in Kazakistan, l'ex Unione Sovietica, in Russia, nei Caraibi, tanti altri posti, in Spagna, quindi fino a 28 anni sono stato molto all'estero. Quello mi ha fatto apprezzare la mia terra. E i suoi genitori, quando ha deciso di fare questo mestiere, come l'hanno presa? Mio padre era un po' diffidente, perché mio padre, noi facciamo vino, abbiamo una tradizione, diciamo, di viticoltori, facciamo del vino, queste di Salve, quindi avrebbe avuto piacere che io studiassi legge, economia, o agraria, qualcosa di più classico. Mia madre invece era contenta. Poi, a differenza dei genitori salentini, loro a 18 anni dicevano andate via da casa, proprio non volevano che noi stessimo a casa. E quindi io non vivo a casa quando avevo 18 anni.
questa è un po' la cultura e per questo, nordica. Nordica. Sì, per questo. Ah, io ci soffrivo un po', perché io stavo con dei miei amici, ogni tanto ci trovavamo fuori e tutte le mamme ogni giorno chiamavano. Io non c'erano i telefonini, quindi dovevo stare vicino al telefono. E io mi inventavo le telefonate e mia madre non mi faceva. Parlava bugia. Parlava. Ma adesso continuate a produrre vino oppure... Sì, 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 sì. Noi siamo l'unica azienda nel capo di Leuca. Non ci sono, perché questa non è zona di vino, voi siete zona di vino. Sì, ma... non ci abbiamo, qui non c'è vino, non c'è vigna. Infatti le nostre vigne vengono da Supersano, che è un po' più a nord, e da Monteroni, che è la parte nostra, e da Casarano. Salice, Leverano, Copertino, Novoli, Rapuzzi, Scunzano. Sì, sì, lo sono tutti i vigneti. Sì, lo conosco bene, perché ho fatto un film a Novoli. C'è anche Novoli. Come si chiama il film? Castel di Salde. Dove l'hai girato il film a Novoli? Con Tizio e Capone. In piazza, la Focara. Ah, la Focara. La Focara, sì, seguendo tutti quelli del comitato festa. A Novoli. E lì, vi ricordo, era divertente che tutti si arrabbiavano con tutti i paesi che accanto. La Focara è nostra, non è di Salice, non è di Squizzano. Ma quella è di Novoli, però. Di Novoli. No, perché c'è... C'è Sant'Antonio a Pali, la Focara, di Novoli. Allora, la quinta. A quale film da lei direte è più legato? Ma i primi due, Stizzicata e Sagrada. Non guardi. Stizzicata e Sagrada. Io purtroppo vi risponderò in maniera veloce, perché già io alle 1:15 c'ho un appuntamento a Gallipoli. Con un signor americano che è un produttore della Sony Pictures, quindi è molto importante per me. Facciamo l'ultima allora. No, potete dire velocemente. Perché su molta ha già risposto poi. Sì, infatti. Anche perché Edoardo parlerebbe. Che non lo fa. Allora, lei ha preso parte come attore alle riprese di Noi che non credevamo. Del regista Mario Martone, film ambientato nel Risorgimento italiano. Com'è stata questa esperienza davanti alla Cinepresa? Tremenda, però. Io non volevo, però. Anzi, vi rivelo il segreto. Io ero il protagonista dell'episodio, perché ero il duca di Castromediano, perché lui aveva bisogno di uno che avesse, secondo lui, un accento leccese, ma nella sua testa aristocratico, e poi effettivamente io assomiglio un po' al duca di Castromediano, a Sigismondo Castromediano, e poi, non so, allora guarda che sono un pessimo attore, poi c'ho... Sono un po' nella sua testa, un po' antico nei modi, un po' ottocentesco in Michal, poi avevo questo un pizzetto prima, e quindi sembrava effettivamente ottocentesco. Quindi mi sono fatto crescere i baffi così, avevo le basette, però sono durato 2 giorni come Castromediano, poi mi hanno declassato a Barone Nisco in prigione. Però è stato interessante, perché ho capito che cosa vuol dire l'ansia di prestazione dell'attore, che comunque sta lui di fronte alla telecamera. Vale. Io volevo sapere qualcosa riguardo all'esperienza che l'ha portata poi al cortometraggio Sotto il cielo azzurro. Ah, guarda, un lavoro su commissione, nessuna esperienza, poi mi sono innamorato, era per guadagnarmi il pane, me l'ha proposto la Rai. Io poi avevo questa esperienza con i bambini, poi ho fatto questo film, e sono stato un anno con loro. Vado. Vado perché questa è più o meno la risposta. Allora, il suo bisnonno Antonio Whisper si trasferì definitivamente nel Salento nel 1869. Per quale motivo? Ah, era prefetto di Terra Nuova, tra l'altro. Quindi... No, lui era la mia famiglia era una famiglia napoletana, piuttosto legata al vecchio regime borbonico. Mio bisnonno, che poi non era mio bisnonno, era il fratello di mio bisnonno, ma non era figlio, adottò mio nonno, era invece
quello che in Italia si chiamano in tante maniere, tipo trasformisti, quelli che passano da un regime all'altro, dai Borboni al Regno d'Italia, Sabaudo, e quindi era prefetto di Teratotrato, e all'epoca, soprattutto dopo l'unità, il prefetto era molto potente, perché era luogotenente dello Stato centrale. E quindi non la capitale non era nemmeno Roma, era Firenze, ed era una provincia molto grande, perché era Taranto, Brindisi, invece. E si sposò poi con una signora di qua. Per questo quindi, ti posso, allora, che canale lo fanno questi film così? No. I canali lo fanno ogni tanto su... L'hanno fatto su Rai 1, Rai 3, ovviamente Rai 3 li fanno i miei film. No, così ti vedo. Noi credevamo lo vedrai, lo vedrai no, forse addirittura su Rai 1. Adesso vai in onda, ho andato già in onda. Il commissario. Noi credevamo. No, ancora. Allora, riguardo la mafia, le morti bianche, il processo di industrializzazione del Salento, in quale film questi temi sono trattati? Ma la mafia è Galantuomini, Galantuomini, il miracolo, le morti bianche sono trattate. Sai che non è che posso trattare tutto, io vorrei trattare tante cose, intanto qualcuno dice, però non ho mai fatto un film su questo, quanti soldi ci vogliono, quanto tempo, che fatica anche. Forse no? Basta così. Dopo il successo di Pizzicata, si è clissato per dar vita a un percorso musicale, per quale motivo? Ma no, io avevo fondato il gruppo Zoe, avevo contribuito un po' alla rinascita della pizzica, della cultura popolare salentina. Mi interessava molto che per me la pizzica era un po' un mezzo per contribuire a riscoprire l'identità salentina, le nostre tradizioni, la nostra lingua. E in fondo è riuscita, perché Salento adesso è molto di moda, anche troppo forse per alcuni, però prima non sapeva, manco usava la parola del Salento, diceva di Lecce. Dove sì, sei? Infatti, di Lecce, ma di Lecce Lecce, no? Di Lecce Corsano, di Lecce Brigate, di Lecce d'Arco. Prima c'era questa cosa. Ma lei è convinto che la pizzica aiuti chi soffre di epilessia? La pizzica soffre? Non so questo. Ma sai, la pizzica ha tipo la pizzica tarantata, come sì. Ma la pizzica, come tanti balli, è semplicemente, se stai male, prima col tarantismo era un rituale, quindi già il fatto che tutto il paese contribuisse, scusate? Scusa, ti devo chiamare dopo, sto in mezzo a un incontro con tanti ragazzi. Ti chiamo io. Ciao. Ok. Forse prima Edoardo la pizzica era scambiata per l'epilessia. Sì. Forse era la pizzica, vuol dire il tarantismo. Perché la pizzica è la musica. Ma io San Donato, a Montesano, io ho visto con i miei occhi persone che. Cioè, prima c'era anche molta esposizione, perché c'erano questi ragazzi che erano epilettici, signore epilettici, che pensavano che fosse stato del diavolo. Mi ricordo, ma il prete stesso che buttava l'acqua santa e così. Adesso è tutto cambiato, adesso non ci sono più le condizioni, perché era molto spesso anche dovuto a una condizione femminile, perché spesso erano donne, che è difficile, uomini che le battevano, tragedie, e non c'era lo psicologo, lo psichiatra, non c'erano mezzi per aiutare questa gente. Quindi c'era la comunità che partecipava e si ballava, e semplicemente ballare per 5 giorni in seguito, a volte con delle pause, dava sollievo. Signore, io devo andare proprio perché abbiamo il tempo di una foto di gruppo? Una foto di gruppo? Sì.